Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Fish Hunters. Ci siamo alzati ancora presto questa mattina al buio per andare dalla Lombardia al Piemonte. Andremo vicino a Torino, nel comune di Volpiano, e andremo a scoprire questo lago e a vedere che tipo di catture riusciremo a fare. A tra poco. Ciao a tutti, siamo qui con Rosario, il gestore del lago, che ci descrive le caratteristiche. Si può dire che è un bel lago, abbiamo dei bei pesci. Si pratica la pesca dello storione in Sì, questo lago? praticamente si pratica la pesca dello storione e ci sono dei bei storioni. Che esemplari Beh, avete? diciamo che ci sono i rossi, ci sono i bianchi, insomma, i pesci ce n'è. E che non ci resta che andare a provare. Eccoci qui al lago Kolemie con Omar, il gestore della pagina Facebook del lago, che ci racconta come si pesca in questo posto. Questo è il lago Kolemie, dove si pesca principalmente allo storione, pesca no kill. Ci sono vari big, il più grosso arriva a 113 kg cali, fino ad arrivare a Valchiria che è 40 kg. Si pesca con solo esche naturali, è vietato il formaggino e qualsiasi derivato. L'esca che va per la maggiore è sempre la sarda o il totano, e poi sta ai pesci far divertire i pescatori. Facci vedere come peschi, che tecnica a fondo, galleggiante, come funziona. Allora, io principalmente pesco o a pippotto o a fondo. Adesso ho innescato il totano. Faccio spesso dei richiamini per far vedere l'esca al pesce, e poi mi affido alla buona volontà dei pesci di mangiare la mia esca. E vediamo qualche cattura adesso. Tienilo, tienilo. Ecco Omar, l'hai preso col big. No, vai. Brava, bellissima. Gira
Girati e puoi dire qualcosa. Team Lago Kolemi, Lago Kolemi è sei protagonista. E qui abbiamo un altro big. Udeia Batman, acchiappalo, acchiappalo. Mangiato? Non ho visto. Tutte e due mangiati, che vuole? Non è saltato fuori questo? No. Aspetta, non ancora. E l'altra non se l'aspettava, ha preso la... Lago Kolemi, solo Lago Kolemi! C'è una carabina. Io mi respiro. Acchiappalo. Acchiappalo. Oh, 72 kg. Sì. Li ho sentiti tutti, raga, ve lo assicuro. Bella ciccio. E anche questa puntata di Fish Hunters è giunta al termine. Ci siamo divertiti, abbiamo visto degli storioni veramente giganteschi, un ambiente spettacolare e ora verso nuove avventure.